Grazie Presidente. Mi sembra che siamo scivolati tutti molto velocemente nella dichiarazione di voto, preludendoci nella dichiarazione di voto, preludendoci magari alcune riflessioni. Io ho sentito uno dei miei interventi, quello del collega Bernardi, che diceva all'amministrazione comunale non è assolutamente imputabile alcun errore e quant'altro. Richiamo parte dell'intervento del collega Capigo che condivido in pieno. Ed è anche vero che forse se noi avessimo definitivamente chiuso la nostra discarica non ci saremmo trovati in questa situazione. Quando io chiedevo prima sul cammino della chiusura, l'esaurimento e quant'altro, forse anche andava fatto ragionamento, adesso magari siamo in coda, non c'è più tempo, delle motivazioni che hanno portato affinché l'amministrazione temporeggiasse nella chiusura. E quindi magari a fronte di una fiducia su un documento che era stato giustamente sottoscritto da due sindaci che doveva avere un valore per come era scritto, non ci siamo forse tutelati su quella che poteva essere un'interpretazione che noi non consideriamo, che neanch'io la considero congruente, però di fatto è quella che un giudice ha espresso e quella che ci pone con le spalle a lungo. E quindi pone questa amministrazione nella necessità di mettere mano velocemente all'equilibrio di bilancio, prevedendo l'alienazione di alcuni beni con delle perizie di stima che questa sera purtroppo noi non abbiamo potuto neanche vedere, per il Consiglio Comunale, quella della scuola selvato, che forse anche di destinazione d'uso, come dice il collega di alcune aree. E mi veniva anche in mente che questa operazione noi dovremmo fare anche velocemente, perché al di là di inserire le voci di bilancio dovremmo poi, a settembre, con l'inizio del prossimo anno, quando ci sarà la nuova amministrazione, verificare che questi importi ci siano stati, perché altrimenti dovremmo affrontare, se non sbaglio, se non ricordo male, un debito con il bilancio. No, non è così. Questo mi rassicura innanzitutto, perché mi ricordo una situazione analoga del famoso di Lodo di Via Fontanarte, quando noi l'avevamo scritto con un'entrata certa e qualche anno dopo abbiamo dovuto invece fare tutta l'operazione per riuscire a compensare. Quindi se lei mi dice così, assessore, che fuori il microfono, mi rassicura, perché purtroppo situazioni diverse ma analoghe per Inter le ho già viste e non sono state favorevoli a questa amministrazione che ha dovuto poi intervenire all'ultimo momento. E mettere mano un bilancio che noi non abbiamo sostenuto, ma questo non vuol dire far bilancio, non l'abbiamo sostenuto, non abbiamo condiviso con le scelte dell'amministrazione, e per questo è palese il voto di astensione in questo documento. Certo è che il rapporto con il Comune di Pordenone e quindi questa difficoltà nel risolvere la questione della discarica data quantomeno un anno, se non proprio il 2006, nei giornali siamo arrivati più volte a interrogarci su questa opinione, su queste diverse interpretazioni che uscivano negli organi di stampa prima ancora che negli altri giudiziari. E ricordo anch'io, anche se non ero stata certamente io a proporla, ricordo ancora in discussione di bilancio che una preoccupazione rispetto a questa spalla di lato che pendeva sul bilancio comunale per una cifra consistente. Quindi io volevo capire l'intervento di replica che l'assessore Palani, salvandoci il sindaco, l'assessore che riterrà l'amministrazione di indicare a fare, risponderà anche al proseguo di questo iter, cioè che cosa accadrà se le poste che noi mettiamo in bilancio non verranno riconosciute per quello che è il valore del mercato, nel senso non troveranno un acquirente per quella somma e vedi quello che succede. Perché la corsa, la dichiarazione di voto risolvere un problema che mi rendo conto che è spinoso, non deve però farci dimenticare non soltanto le scelte di questa sera, ma quelle che saranno le scelte che magari saremo costretti a prendere tra alcuni mesi, la responsabilità che ci assumiamo questa sera. Restando, io faccio un richiamo formale di capire le motivazioni che hanno portato a posticipare la chiusura effettiva della discarica e quindi metterci in questo momento anche nella condizione di.